Gianni Colacione per Liberi TV, siamo alla terza giornata del 12° congresso di Radicali Italiani qui a Chianciano. Siamo in compagnia di Giulio Manfredi. Giulio Manfredi dell'associazione Aglietta di Torino, però non so gli incarichi, se segretario, tesoriere, qualcosa? Oh, c'è una co-segretario, c'è una segreteria allargata. Perfetto. E abbiamo già sentito da Torino Silvio Viale in apertura di questo congresso. Giulio, diciamo che ci sono state parecchi, ampio dibattito, la giornata è stata caratterizzata da, da una conferenza stampa di Marco Pannella che abbiamo visto qui nella sala, che è un evento, non so se si può considerare adesso, questo mi dai tu la tua opinione, un evento del congresso collegato al congresso o estraneo al congresso? Ma l'ha voluto collegato al congresso, naturalmente io e gli altri congressisti abbiamo preferito che Marco Pannella venisse direttamente in congresso a dirci cosa non andava di questo congresso. Ha preferito fare una conferenza stampa in cui anche ha lanciato accuse non molto ben motivate anche sul Piemonte, eccetera, sui compagni anche dell'Italia settentrionale. Ne prendo atto, mi dispiace perché forse un suo apporto magari un po' più costruttivo al congresso sarebbe stato un apporto migliore. Beh sì, aspettavamo tutti quanti di ascoltarlo nel congresso. Diciamo che del gruppo, dei firmatari della lettera, che in realtà non è una convocazione ufficiale o una formalizzazione della candidatura, ma non è una candidatura ufficiale quella di Rita Bernardini, quella lettera che è girata da tutti quanti gli iscritti, Rita è intervenuta di quel gruppo, credo che dovrebbe intervenire Marco Bertrandi, ne ha parlato Marco Pannella nella conferenza stampa, che Marco Bertrandi avrebbe spiegato meglio nel congresso, quindi con un intervento apposito, i motivi per cui vedremo un po' che dirà. Mi sembra una situazione paradossale, ci si accusa e si dice che il congresso è illegittimo e poi si candida Rita Bernardini in un congresso illegittimo. Se è un congresso illegittimo non si partecipa, perché così si legittimerebbe un congresso illegittimo. Quindi mi pare un po' una posizione schizofrenica. Una delle accuse, forse quella un po' più diciamo circostanziata, di Marco Pannella è stata la critica in pratica all'ordine dei lavori, che vedeva appunto, ha visto questa parte delle commissioni iniziale, la parte iniziale prima delle relazioni di tesoriere e segretario, che tradizionalmente, ma neanche sempre, perché ci sono state delle eccezioni, ma comunque di solito aprono i congressi. Tu che ne pensi? Possiamo discuterne, sinceramente non mi sembra una questione cruciale che delegittima un intero congresso. È stata una decisione della Presidenza, forse si è considerato anche il fatto che posticipando le relazioni al giorno dopo magari ci sarebbero stati più congressisti a sentire le relazioni del segretario del tesoriere. Mi pare una questione su cui che non cruciale, non fondamentale per delegittimare l'intero congresso. Perfetto Giulio, tu hai qualcosa in mano, parliamo delle iniziative dell'associazione della Taglietta, che è appunto attiva a Torino, è una delle associazioni di piemontesi, perché ce ne sono anche altre. Sinceramente adesso no, c'è Radicali Cuneo, però non so se sono strutturati in associazione. No, penso di siamo l'unica associazione presente sul territorio piemontese, soprattutto su Torino. Noi cerchiamo di contribuire anche ai lavori del congresso portando delle iniziative, e quest'anno facendo tesoro della campagna lanciata nel 2008 da Radicali Italiani per l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, tentiamo di fare informazione ai congressisti su un decreto legislativo, lo leggo perché non lo ricordo mai a memoria, 14 marzo 2013 numero 33, che sarebbe il testo unico sulla trasparenza. Il governo Monti in zona Cesarini, prima di finire, ha emanato questo decreto legislativo, che praticamente è una summa di tutti i doveri di trasparenza che tutte le pubbliche amministrazioni, quindi parliamo di comuni, province, ma anche aziende sanitarie locali, aziende sanitarie ospedaliere, regioni eccetera, devono mettere, tutti i documenti che devono mettere online.
È un documento importante perché prevede sanzioni molto pesanti, per esempio su determinati documenti la non pubblicazione è condizione e rende il documento inefficace, non produttivo di efficacia. Quindi la non messa in rete comporta delle sanzioni e delle conseguenze molto pesanti. Il governo non ha fatto solo quello, ma ha fatto un sito apposito, che è il sito, lo cercate, bussola della trasparenza dei siti web, dicendo questo, e mettendo per esempio Comune di Torino, hai la classifica di dove si trova il Comune di Torino e se è adempiuto a 30 parametri di trasparenza, quindi una cosa molto analitica. Ciascuno in Italia può, si chiama, basta digitare. Ah, ecco, bussola della trasparenza dei siti web. Ah, ho capito, e compare su Google mettendo queste parole, poi compare questo sito. E digitando in Italia si può fare con qualsiasi comune, ma anche ASL, ASO, e si vede com'è in classifica. Naturalmente se la classifica è buona non si fa niente, se la classifica invece, se ci sono problemi di mancata trasparenza, mancata messa online dei dati, noi, i nostri avvocati, l'avvocato Antonio Polito di Torino, spiega come fare per richiedere all'amministrazione pubblica di mettere questi dati online. Questo documento che ho in mano non è solo disponibile fisicamente qui al congresso, ma è disponibile anche sul sito dell'associazione Aglietta, che lo ricordo è associazioneaglietta.it. Perfetto, quindi insomma è una campagna per la trasparenza, una campagna e per l'informazione, che è uno dei pilastri diciamo della battaglia storicamente radicale. E volevo tornare un attimino al congresso, perché volevo che tu, no, adesso a parte i pronostici, ma insomma su questa diciamo polemica ampia e anche abbastanza spesso un po' sfrangiata, poco definita, però presente, interna, tra un certo gruppo che è quello che poi un pochino ha espresso quella lettera con la firma di candidatura di Rita Bernardini, e un po' tutti gli altri, anche militanti che sono nelle varie associazioni locali, territoriali, che io ritengo siano coloro che fanno il partito, perché sono coloro che si mobilitano sul territorio per la raccolta firme e che comunque veicolano la radicalità, in qualche modo, tra virgolette parlando, sul territorio. Ecco, c'è un pochino questa, una sorta di attrito, insomma, diciamo anche in modo abbastanza eufemistico. Come pensi che andrà a finire in questo congresso? Come pensi, ecco, pensi che sia, soprattutto, pensi che sia una cosa risolvibile con un congresso di radicali italiani, o dovrebbe essere investito un pochino anche il PRT? Il PRT attualmente sinceramente non so cosa, che cosa sia, cosa significhi. I radicali sono qua, è inutile girare con le parole, sono qua. Tentano di organizzarsi, più che attrito, come tu dicevi, io parlerei di disorientamento di chi viene da Torino, come dal Veneto, da Foggia o da Palermo. Veniamo qua, vediamo che c'è una situazione della classe dirigente spaccata e ci chiediamo il perché, perché onestamente, non l'hanno già detto altri compagni nel dibattito, non ci sono divisioni politiche, mi pare che le cose da fare siano queste. Nessuno mette in dubbio la priorità della battaglia per l'amnistia e per l'indulto. Oltre a questo proponiamo di fare anche altre cose, abbiamo fatto il referendum, sono andati male, sono andati bene, ci abbiamo provato, però credo che Mario Staderini, se è da essere una colpa, ha avuto la colpa di cercare di fare altre iniziative. Su questo non capisco il motivo del contendere. È un problema di persone? Rita Bernardini è meglio di Mario Staderini? Beh, allora lo si dica, ci si proponga, però si evitino queste. Rita Bernardini poteva benissimo venire al congresso e proporsi normalmente, senza essere anticipata o lanciata da questa lettera firmata da persone che pochi mesi o pochi giorni prima si scagliava contro radicali italiani. Alcuni di essi anche neanche iscritti, forse. Alcuni neanche iscritti. Questi, molti compagni, non lo capiscono e non possono neanche capirlo. Ho capito. Bene Giulio, in chiusura, vedremo un po' come va a finire. Volevo fare un saluto, volevo sentire se tutti
ti diciamo, eri d'accordo nel farla insieme a me. Salutiamo Antonella Nobile. Antonella Nobile, sì, la salutiamo. È stata per l'ennesima puga. Spero che Antonella Nobile, se ci ascolta nei prossimi mesi, appunto, sia più presente non solo al prossimo congresso dei rari italiani, ma magari anche all'iniziativa dell'Associazione Aglietta. Ciao Antonella.